Ciao a tutti, due parole sull'intelligenza artificiale. Io credo che prima o dopo i computer riusciranno a pensare come noi, però non credo che in questo momento sia molto vicino. Proprio qualche giorno fa ho pubblicato, vi metto il link in descrizione, un video in cui mostro alcuni programmi che permettono di costruire un modello tridimensionale a partire da alcune fotografie. In pratica si fanno fotografie di un oggetto, si va tutto attorno all'oggetto, si prendono le foto da diversi angoli e il computer riesce a ricostruire, a capire come è fatto questo oggetto, riesce a costruire il modello tridimensionale. Lo fa impiegandoci più o meno un'ora. Ecco, magari qualcuno che sente questo, che vede, guarda il video, dice: mamma mia, è impressionante cosa riesce a fare il computer. Qualcun altro invece potrebbe dire: beh, ma ascoltate, è una cosa che noi umani riusciamo a fare in una frazione di secondo praticamente, perché nel momento in cui tu se hai davanti a te un oggetto e ti muovi un po' attorno a questo oggetto, riesci subito a farti un'idea molto chiara di com'è la sua struttura, di com'è la sua forma. Lo fai veramente in una frazione di secondo, ma se ci pensate, non lo facciamo solo noi umani, lo fanno anche gli animali stessi. Non solo questo, ma ci sono altri esempi che si possono portare in cui la mente umana funziona molto meglio di un computer. Ne porto un altro. Per esempio, pensate di essere al ristorante, no? Questo sicuramente è successo a tutti. Di essere al ristorante più o meno a metà del tavolo, quindi avete un gruppo di persone a destra e un gruppo di persone a sinistra che magari stanno parlando di cose diverse. Sono due discorsi che procedono allo stesso tempo, molto diversi. Voi siete a metà e state ascoltando. Voi riuscite comunque a capire, se volete, anche senza necessariamente nemmeno girare la testa. Voi guardate dritti davanti a voi e voi potete decidere di ascoltare questa o quella conversazione. Nel momento in cui ne ascoltate una delle due, il vostro cervello è in grado di seguire questa conversazione. Magari non è facilissimo, magari non è, diciamo, molto gradevole, ecco, per i vostri orecchi ascoltare una conversazione mentre si sente l'altra in sottofondo, però è una cosa che sapete fare benissimo. E ecco, questa per il computer è una cosa difficilissima, non voglio dire impossibile, però anche questa è una cosa che potrebbe fare con molto molto tempo. Non riesce a farlo in tempo reale, già solo l'ascoltare una persona singola che parla e riuscire a capire il significato delle parole, cioè tradurre i suoni in parole e poi le parole in significato, il discorso in significato, per il computer questo è difficilissimo. Adesso ci sono programmi di riconoscimento audio per riconoscere le parole dei comandi, ma quelli sono già comandi che noi abbiamo istruito il computer a riconoscere. Sono parole singole, il computer non riesce a capire una frase intera, a capire effettivamente il significato di quello che vogliamo. Riconosce magari alcune parole, cioè alcune parole chiave, e da queste ricostruisce un po' quello che vogliamo che lui faccia. Però un discorso di filosofia, un discorso anche di
di matematica. Se non si tratta di ordini, ecco, il computer è un po' spaesato, ecco. Il computer cosa che sa fare? Beh, il computer è bravissimo a calcolare, sa benissimo fare operazioni aritmetiche, matematiche complessissime che noi ci vorrebbe, per noi invece male, ci vorrebbero ore per risolvere, lui le fa in una frazione di secondo. Noi siamo bravi a riconoscere, sì, tornando all'argomento di prima, a riconoscere le foto, le fotografie. Noi vediamo una fotografia e capiamo che oggetto è. Il computer, anche questo, riesce a farlo molto molto difficilmente. Il computer è bravissimo a riconoscere i codici a barre. Pensate un po', noi sappiamo leggere le scritte, le parole, no? Se noi abbiamo un foglio di carta con scritte alcune parole, noi immediatamente riusciamo a leggerle, anche se sono scritte male, anche se sono scritte storte, se sono scritte in corsivo, con calligrafie diverse. Per noi questo non è assolutamente un problema. Per il computer, beh, è molto molto difficile. E noi immaginate di vedere un codice a barre, o ancora peggio, un codice a barre bidimensionale, quello fatto con tutti i quadratini bianchi e neri, e riuscire a capire cosa c'è scritto, cosa nasconde questo codice. Beh, è una cosa che un essere umano non è proprio in grado di fare. Va bene, questo perché ve l'ho detto? Beh, per convincervi che la mente umana, o anche animale se vogliamo, perché non è che in questo, a parte nella lettura, ecco, gli animali siano molto diversi da noi, hanno capacità ridotte rispetto alle nostre, però il meccanismo interno, diciamo, della loro mente è sostanzialmente lo stesso del nostro. Mentre il computer ha una maniera di pensare totalmente diversa. Anzi, io mi spingerei un po' oltre e direi che il computer proprio non pensa. Il computer può solo calcolare, può eseguire tutte operazioni che sono state, come dire, che sono state collocate nella sua memoria. Il computer non sa inventare. Anche il concetto stesso di caso, di casualità, per il computer è molto difficile. Il computer emula il caso basandosi sul tempo, su altri input esterni, magari sui movimenti del nostro mouse, per esempio, sul traffico internet. In realtà il computer, anche il caso, non. Se il computer deve inventare un numero, beh, in realtà non lo inventa, ma lo calcola in base ad altri fattori che sono pseudo casuali. Va bene, questa era la panoramica. Secondo me, adesso non capisco da che parte arriva l'aria, come proteggere il microfono. Allora, il computer prima o dopo riuscirà a pensare come noi, però secondo me c'è bisogno di un salto qualitativo in come sono costruiti i processori. Perché secondo me bisognerà trovare un sistema in cui il computer riesca almeno parzialmente a pensare come noi. E temo che questo non sia possibile.